a tutti, la mia faccia è quella che è, la luce è quella che è, la fotocamera è quella che è, quindi la morale è Gianna non puoi fare i tutorial, quando mi ha fatto qualcosa di giusto mai nella vita, quindi è la situazione adatta a me, vedermi. Oggi sto per fare un altro di quei tutorial che faccio i tutorial e poi li metto su YouTube e poi dopo me ne pento perché dico ma ha fatto tutto schifo che li fa fare, però li faccio comunque perché ha senso. E quindi sì, sto per fare questo tutorial su questo look anni 50, virgolette comunque perché io fondamentalmente non so se è proprio anni 50, però io nella mia testa se c'è lo strato rosso e l'eyeliner anni 50, quindi toglierò gli occhiali ovviamente e vi darò ancora più visibilità, la possibilità di vedere la mia faccia piena di occhiaie e piena di rossoni perché ho tagliato la ciglia e di capelli sporchi, vabbè, fra di quanto sono in condizioni pessime, però non fa niente perché io con voi condivido le parti belle e le parti brutte. Ok, iniziamo. Allora, iniziamo la mia base con il mio fedele correttore che ho da un casino di Gianni Battista per finire. Io non so cosa vedrete di questo tutorial. Potrei abbassare la videocamera, sarebbe un'ottima idea, aspettate un attimo. Ok, tra l'altro vedete solo questo angolo, a meno che non mi trucchi in questa direzione, ma se mi trucco in questa direzione non vedo niente, non ha senso tutto questo. Quindi, questo non è un tutorial. Mettiamo già questo, perché se fosse un tutorial sarebbe sensato e io senso non ne ho. Avete visto quel tutorial di quella tipa che tipo dice tutte le cose non a caso, però in modo molto sciallo? Io in questo video non vi ricordo. Adesso... sì. E possiamo prenderlo a caso sempre, perché il caso è la parte più bella della nostra vita. Sto dicendo? Stavo per dirvi, non so se sapete che sono cieca, però se gli occhiali la ragione c'è. E io ho morto gli occhiali perché sono abbastanza ciecata ed è una grande difficoltà comunque quando mi trucco perché sono ciecata. Infatti tra l'altro non credo voi possiate vedere dopo il modo in cui metto l'eyeliner perché devo usare un altro specchio perché sono ciecata. E non ho idea di come posizionare la videocamera per fare questa cosa. Sto cercando di provare una nuova tecnica. Siccome sono una fan sfegatata delle drag queen e le amo e amo il loro... ah, va bene, amo il loro modo di truccarsi, loro hanno questa tecnica che poi adesso è un po'... comunque, che è quella del baking. Solamente io non ho una... powder come si luce, una cipria adatta a questa cosa ed è per questo che io uso è la seconda volta che ci provo e sembra che funzioni, non lo so, quindi riproviamo. Se sapete che tipo è tossico e mi sto uccidendo, ditemelo perché mi sento. E quindi lo fanno con la spugnetta e quindi lo farò anch'io sul naso un pochettino, mi piace, mi piace anche qua, poi mi piace qua, vedo se spugnetti. Voglio solo avvisarvi del fatto che mi si è bloccata la videocamera perché stavo parlando e mi sono dimenticata che questa videocamera ha lo stop di 5 minuti. E quindi non so quando si è fermata, però ho fatto questa specie di baking e mi stavo facendo questa sopracciglia. E ho parlato di come sono innamorata di questa brow line di Anastasia Beverly. Ma ho un attimo un problema perché sono cieca e non trovo più il pennello. Comunque... questa è ovviamente fatta, questa no. Bene, adesso mi tolgo questo po' di... vedi che è più bianco? Non capisco se va bene, infatti, però la userò comunque. Ok, prenderò un colore completamente a caso. Però chiaro. Quindi un bel colore chiaro che vi neutralizzi la palpebra. Adesso prendiamo un arancino. Magari. Comunque un colore arancione e vai con questo arancione e andiamo di arancione perché ci devi dare quella sfumatura che dice oh guarda mi sono naturale, però in realtà sono truccata, ma tu non lo sai perché sono truccata, cioè lo saprai che sono truccata, però. E adesso prendo anche tipo un rosso.
così confuso in questi video recentemente. Sto con un pennello più morbidoso. Sfuma. Tranquillamente. Adesso, dato di... tolgo questa roba da sotto gli occhi. Via, guardate, però un pochettino funziona. Eccoci qui. Con questo coso della Too Faced, lo vedete, non so se lo vedete. Questa battuta è proprio epica. Non mi ricordo neanche chi l'ha detta. Forse era qualche parodia di Clear Makeup, non lo so. Ed è entrata nella storia e uso questa terra. Questo Beach Bunny Custom Blend Bronzer. Ah, è bronzer. Vieni. E so fare questo e cercare di sembrare meno morta possibile. Fondamentalmente me lo dentro anche qua, però io non lo faccio. Ma se faccio questa cosa, faccio un po' così sul naso, che forse ha senso, forse no. Però io so che l'ho fatto e quindi va bene. Va bene, e adesso vai l'illuminante. Allora, per l'illuminante dovrei usare un illuminante, ma non l'ho fatto. Perché ho questa cosetta della Wacom. Ha dei bei colori. Che vi farò vedere in questa qui. E c'è il primo colore che è eccezionale, vi giuro eccezionale. Adesso arriviamo alla parte più difficile, che è l'eyeliner. Adesso, io ho tutti questi eyeliner, li vedete? Secondo voi ne funziona uno? Assolutamente no. Praticamente, quindi, provo a usarli tipo tutti. Però, il trucco maggiore è avere sempre una sandipina con voi. Adesso io faccio la mia linea, la devo fare lontana dalla videocamera perché devo andare all'altro specchio. Però faccio la mia linea, però bella allungata, non verso l'alto, verso di qua, cioè più che mi fa l'occhio. E poi ritorno e poi vi spiego che faccio e poi me ne vado e poi ritorno. Qui abbiamo la linea normale di eyeliner e adesso che dobbiamo fare? Dobbiamo allungare questa parte qui, praticamente, e dobbiamo continuare questa linea praticamente. Quindi continuate la linea e cercate di chiuderla qui. Adesso vi faccio vedere cosa faccio. Ok, non so se si vede cosa ho fatto, però ho allungato la linea. A questo punto, visto che il dito non è mai precisa, prendo questa linea qui che è viola tra l'altro e la... non lo so, faccio tipo una parte di sotto identica, solamente per aggiustare un pochettino i bordi. Disegniamo le nostre labbra. Io userò questo rossetto, che è edizione interna di Lanoc ed è review, che perché è della collezione di Rihanna. Faccia a caso il mascara. Devo fare le facce serie. Ora le faccio. Direi che è riuscito e adesso vi mostro i capelli, che secondo me... ok, ho i capelli sporchi, non mi giudicate. Selezionate la parte di capelli che sarà la vostra frangia. Prendete i capelli e buttateli fuori. E pettinatevi questa parte dei capelli. Ok, a questo punto avete bisogno di un qualcosa di rotondo, che abbia uno spessore comunque. Va bene, io uso il pennello di questa roba. Ok. Abbiate dei ferretti pronti. Capelli davanti alla faccia. Prendete questo cosetto di rotondo, qualsiasi cosa che abbiate, e arrotolate. A me la prima volta non esce mai, ve lo dico da me, quindi. Sì, non so se esce, ma secondo me esce meglio con i capelli sporchi, rapparenti. Perché mi reggono di più. Miseria, ma non capisco cosa sbaglio. Che problematico proprio il... ok. A questo punto io mi già spianatevelo. Non mi rate. No, io sono mangiato di nuovo. Io interrettatevelo bene meglio, io non vi so dire come, perché la tecnica non è, cioè io non ce l'ho. Ah, questa ciocca di capelli l'ho messa qui dietro, vedete cosa si trova.
A questo punto, bandana. E vai di bandana. Che è la mia nuova espressione preferita. E vai di qualcosa. Potete decidere se lasciare i capelli così, se fare una guadagna. Se volete proprio il look alla, guardatemi, sono proprio uscita da qualche anno di qualcosa, perché non mi ricordo esattamente. Io farei il tuffo. La classe con cui ho detto questa cosa. Se ne scenderà subito perché... Trattatelo bene comunque. Io ho sbagliato tutto dalla vita, però... Capite, no? No, secondo me no. Però da davanti il look c'è. Quindi che mo dietro non c'è, perché aspetta, lo scegliendo, non mi giudicate, non fa niente, sono uscita a fare questo. Quindi. E questo è il mio look. Come fare? Perché c'è una differenza. E quindi sì, non notate che i capelli sono fatti male, perché alla fine ti truccata bene. Quindi non potete giudicare in base al mio trucco. E sì, questo era il mio tutorial. Con le mie nuove tecniche di trucco, perché sono un po' avanzate in questi 2 anni, credo. E sì, adesso andrò a sentirmi un, non lo so, un Dita con Tiz, queste robe così. Devo fare vedere solamente che c'è qui sopra. E quindi sì, vi saluto a tutti quanti e sono felice che ho fatto questo video, se si vede. Però sì, quindi alla prossima. E spero che my youth is yours, tripping on skies, sipping waterfalls. My youth is yours, run away now and forever. My youth is yours, a truth so loud you can't ignore. My youth.